Atugbe mi ma do me de Oyawa ye no yi me jawa gbe bi ma do do he to yi Yawe iru njia yi Atugbe mi ma do me de pe pe yawa ye no yi. Allora, questo problema della misurazione è un problema molto complesso. Vorrei dire che penso che dobbiamo distinguere due usi della misurazione, un uso positivo e un uso negativo o critico. Allora, il problema è che gli economisti fanno sempre un uso positivo della misurazione, ma un uso positivo è sempre, per me, un uso tecnocratico. Perché abbiamo un proverbio in francese che dice «Ce qui compte ne se compte pas». Ciò che conta non si conta. Per esempio l'amicizia, l'amore, anche la felicità. Allora partiamo dal concetto di felicità perché è al centro del dibattito. Gli economisti nel Settecento, o i filosofi economisti, sono partiti dal concetto di felicità. Si conosce bene la parola famosa di Saint-Just. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Quando Saint-Just ha detto questa battuta, pensava che si tratta, perché prima la felicità era una cosa extraterrestre, la felicità nell'altro mondo, nel senso legato alla religione. E nel Settecento, con l'individualismo, la felicità ha una base materiale, soddisfazione dei bisogni. Allora gli economisti poco a poco hanno ridotto la felicità al benessere, ma quando loro dicono benessere capiscono ben avere, avere dei merci, più ne ha merci, più si può soddisfare i bisogni e più si trova felice. E finalmente arrivano a un concetto di felicità misurabile con il prodotto interno lordo. Allora basta dire, e l'ha detto uno che ha avuto il premio Nobel, il cosiddetto premio Nobel di economia, Jan Tinbergen, grande economista socialista neoclassica, anche socialista e liberista olandese, che diceva non si deve più parlare del prodotto interno lordo, si deve parlare della felicità o del benessere interno lordo. Gli economisti non l'hanno seguito, solo un paese, il Bhutan, che ha scritto nella sua Costituzione che l'obiettivo del paese del Bhutan è il benessere, la felicità, la felicità interna lorda. Allora, si chiama, si può dire, c'è questa barzelletta che traduce bene l'attitudine degli economisti. C'è un giorno un ubriaco che ha perso l'orologio. Allora lo cerca sotto la lampadina. Si chiede, ma l'ha perso qua? No, l'ho perso là, nel buio, ma nel buio non si può vedere, non si può trovare, allora la cerca sotto la lampadina. E gli economisti, naturalmente, come non possono lavorare con il concetto di felicità, che è una cosa che non si conta, che non si misura o non si misura così facilmente, allora hanno ridotto la qualità della vita alla quantità. Penso che nell'ottica mia di uscire dall'economia, uscire dalla dittatura dei mercati finanziari, dell'eteronomia, della mano invisibile, eccetera, significa anche
uscire dalla dittatura della misura quantitativa. Ma al medesimo tempo ho detto che il problema della società della crescita è la perdita del senso della misura, del senso del limite. Allora si può dire che cioè, è contraddittoria, perché dico da un tempo che si deve ritrovare il senso della misura, e che la misura si deve uscire dalla dittatura della misura quantitativa usata in un modo tecnocratico come obiettivo per realizzare, verificare, eccetera. Invece penso che è importante per costruire una società della decrescita, una società autonoma, una società... Per ritrovare il senso della misura, usare le misurazioni in un senso critico, un senso negativo, insomma. E prenderò l'esempio, ho detto che la società della crescita non è né auspicabile né sostenibile. Per far capire che non è auspicabile, ho menzionato, ho parlato del lavoro di Herman Daly, Cobb e Daly, il Genuine Progress Indicator. Si ricorda l'altro ieri, ora. E allora, questo è interessante perché si può pensare a partire di questa misura del benessere a un uso negativo o a un uso positivo. Allora, il Genuine Progress Indicator si presenta così, penso che si può vedere questo. Allora, la curva di sopra è il prodotto interno lordo che continua sempre a crescere. Invece, quella di sotto è il Genuine Progress Indicator, l'indice del progresso autentico o che misura per Daly il benessere, che lui ha sostratto dal prodotto interno lordo e i costi, l'inquinamento, la spesa di riparazione, come la farmacia, la medicina, eccetera, e di compensazione, i beni di compensazione, eccetera. E si vede che dopo gli anni 70, la seconda, il Genuine Progress Indicator, si rimane stabile, poi sempre più, cala sempre più verso il basso. E questo, l'ho detto, è verificato da molti altri indici, come questo indice della salute sociale che misura anche, è un po' diverso perché non è la curva di sopra è la medesima, la curva del PIL, quella di sotto è un indice di indici che mescola con il PIL la disoccupazione, la sicurezza sociale, le cose reddite familiari, eccetera. Allora penso che questo per me è molto utile avere queste misure alternative, perché permette di far capire bene che oggi non funziona più la crescita come indice della felicità, del benessere, che più l'economia cresce, più la gente va male. Come si era scritto su molti giornali alcuni anni fa, per l'economia del Giappone va bene, la gente va male. E questo oggi si dice un po' ovunque. Ma miei colleghi, e anche penso Herman Daly,
pensavano di poter usare questa misurazione, usare in un senso positivo, per dire possiamo fissare come obiettivo far crescere questo indice. Penso che molto difficile, che direi che non basta cambiare il termometro per guarire la malattia. Si tratta precisamente, molte proposte dei miei colleghi consistono di cambiare il termometro. Ma non basta, si deve uscire dalla società della crescita e costruire un'altra società dove precisamente si ritrova la qualità più che la quantità, e naturalmente si deve fare alcuni calcoli, ma calcoli non misurare le cose che non si misurano, ma calcoli di buon senso. E per questo si deve ritrovare il ragionevole piuttosto che il razionale. Come alcuni lo sanno, ho scritto tutto un libro su questo argomento, La sfida di Minerva. Minerva ha avuto due figlie, l'uno il razionale, il logos epistemonikos, e il ragionevole, la phronesi. La phronesi, il ragionevole, il buon senso, che naturalmente non si può misurare quantitativamente, è l'oggetto di un dibattito democratico, si deve trovare è il luogo dell'argomentazione, si deve giustificare della retorica. E sarebbe abbastanza contraddittorio di voler uscire dalla società iperrazionale o pseudo-razionale della crescita e voler costruire di un modo ancora razionale un'altra, una società alternativa. Alcuni pensano che si deve fare così, non lo penso, penso che dobbiamo ritrovare lo spirito del dono, la gratuità, eccetera, delle cose che non si può essere l'oggetto di un calcolo razionale. Dobbiamo uscire dalla dittatura del razionale, non per trovare l'irrazionale, ma ritrovare la saggezza, la ragionevolezza. E allora, e per questo abbiamo una misurazione molto utile, che può guidarci, che ne ho parlato l'altro ieri e avevo detto che ne parlerò più a lungo oggi, l'impronta ecologica, che ci fa toccare bene che la società di crescita non è sostenibile. Allora, che cos'è l'impronta ecologica? Penso che tutti lo sanno più o meno, ma forse è meglio stabilire più rigorosamente la cosa. Per sopravvivere abbiamo bisogno naturalmente di mangiare, di vestire, e anche allora tutto questo si può significare che abbiamo bisogno di sfruttare una certa superficie di terra, che è la terra che porta il cibo, ma anche il cotone, eccetera. E anche abbiamo bisogno di una certa quantità di spazio per una cosa che gli economisti hanno sempre dimenticato, per buttare via i rifiuti. E
Allora, gli esperti di un centro del World Wide Fund, dell'Institute Redefining Progress in California, hanno misurato la quantità di superficie disponibile, che lo chiamano spazio bioproduttivo. La superficie del pianeta, per il migliore o per il peggio, è limitata. Abbiamo a disposizione 51 miliardi di ettari, non di più, 51 miliardi di ettari. Ma tutti questi ettari non sono bioproduttivi. Il fondo degli oceani può servire solo a buttare i rifiuti nucleari, delle montagne può servire solo anche a buttare i rifiuti degli alpinisti, come lo fanno sull'Everest, che è divenuto un posto sporcatissimo. Ma non serve molto per sopravvivere. Allora hanno usato, come lo fanno tutti gli esperti, dei calcoli per trasformare un ettaro di mare dove si può pescare e con un ettaro, paragonare con un ettaro di terra dove si può fare il grano turco, eccetera. E hanno calcolato, e quasi nessuno hanno molto criticato questo calcolo, che lo spazio bioproduttivo è 12 miliardi di ettari. Allora, come sul pianeta siamo più o meno 6 miliardi e mezzo, abbiamo a disposizione un ettaro 8, un po' meno di 2 ettari, diciamo. Ora già l'umanità, l'uomo mediamente usa 2 ettari 2. Va detto che già sovrappassiamo la capacità di rigenerazione della biosfera, perché la biosfera, lo spazio bioproduttivo, ogni anno produce questo per la sopravvivenza. E va detto che sfruttiamo quando dico che sfruttiamo una superficie superiore a ciò che è disponibile, va detto che sovrappassiamo la capacità di rigenerazione della biosfera. Per esempio, in un anno solo bruciamo ciò che la fotosintesi su tutta la superficie del pianeta ha fabbricato in 100.000 anni. E questo concerne particolarmente il petrolio. Ogni volta che bruciamo un litro di benzina c'è bisogno di 5 metri quadrati di foresta per riciclare il biossido di carbone. Allora com'è possibile consumare 30% di più della capacità di rigenerazione della biosfera? È possibile perché viviamo come un bambino prodigo più sul patrimonio che sul reddito. E così in un anno bruciamo il ritaggio di 100.000 anni di fotosintesi. Ma dietro questa media c'è una grande diversità. Allora, si sa, l'ho detto l'altro ieri, che noi italiani consumiamo 4 ettari 5. Va detto che se tutti vivevano come gli italiani ci vorrebbero 3 pianeti. Ma se tutti vivevano come gli americani ci vorrebbero almeno 6 pianeti, perché
il cittadino americano consuma mediamente 9 ettari e qualcosa. E allora, come è possibile consumare 3 pianeta o 6 pianeta? È possibile perché facciamo, come l'ho detto, come i bambini prodighi che mangiano il patrimonio, ma questo non basta. Siamo aiutati dai paesi del sud, che sono molto gentili. Si pensa che l'assistenza tecnica proviene dal nord verso il sud. No, questo è sbagliato. L'assistenza tecnica proviene dal sud per aiutare il nord a sopravvivere. Allora, i nostri amici africani sono talmente gentili che accettano un'austerità terribile. Alcuni, come i maliani, consumano 1/10 di pianeta. Se tutti vivevano come i cittadini del Burkina Faso, il pianeta potrebbe nutrire 23 miliardi di abitanti. Invece, se tutti vivevano come gli australiani, non potrebbe superare 600 milioni di abitanti. Ma se continuiamo, questo è molto importante, allora il Benin, allora il risultato di questo, c'è l'amico Mathis Wackernagel, che è uno dei due o tre che hanno inventato, diciamo, questa impronta ecologica, hanno fatto l'elenco di tutti i paesi. Allora, questo è la capacità, l'impronta ecologica possibile, sostenibile, la linea nera. Al sommo non sono gli Stati Uniti, sono gli Emirati Arabi Uniti, ma subito dopo gli Stati Uniti, dopo il Kuwait, l'Italia è qualche parte, dove l'Italia è qua, e il Benin è qua. Già il Benin non è come il Burkina Faso, già, e lo vediamo bene quando ieri abbiamo visto tutti questi motorini, eccetera, che bruciano benzina. Non sono tanti, ci aiutano ancora un po', ma non per i prossimi anni. Ma se noi al nord continuiamo solo con un tasso di crescita che tutti i candidati per le prossime elezioni francesi alla presidenziale considerano troppo basso, dicono che la crescita deve essere almeno 3% all'anno. Ma se solo un tasso di crescita moderato di 2%, che tutti considerano come non abbastanza, con 2%, fra 2050, ci vorrebbero non 30 pianeti, perché siamo sotto la legge, la tirannia della legge dei tassi di interesse composti, si dice così? Sì. E allora, chi si può illustrare con ciò che ho chiamato la parabola o il teorema dell'alga verde. Alga verde. Allora, abbiamo visto ieri un grande stagno. Allora, su questo grande stagno, perché i nostri amici, hanno pensato per produrre di più, di usare i concimi chimici piuttosto che il compost naturale. E si sa che il consumo chimici favorisce la crescita dell'alga verde. Allora un giorno un piccola alga verde è venuto sullo stagno, ma è piccolissima e lo stagno è grandissimo, solo che lei ha la capacità di moltiplicarsi, si raddoppia ogni anno. Ma come piccola, per molti anni, nessuno fa caso di queste alghe verdi,
Perché si può sempre nuotare nello stagno, bagnarsi nello stagno, pescare, eccetera, eccetera. Come l'abbiamo fatto noi? Abbiamo sfruttato il pianeta per 200-300 anni. Poi, a un momento, dopo 200 anni, la metà dello stagno è colonizzato dall'alga verde. Si sa che quando tutto lo stagno sarà colonizzato, sarà l'eutrofizzazione, va detto, la morte di tutta la vita nello stagno. Ma ancora, quando c'è la metà che non è colonizzato, si può ancora bagnarsi, si può pescare. Solo quanti anni ci vuole per passare dalla metà alla totalità dello stagno? Basta un anno. Allora, miei amici, siamo arrivati nel momento della storia umana dove l'attività umana ha colonizzato la metà del nostro stagno. Abbiamo esaurito più della metà delle ricchezze alieutiche, abbiamo esaurito più della metà delle fonti non rinnovabili di petrolio, eccetera. Abbiamo esaurito più della metà dell'acqua potabile, dell'aria disponibile, eccetera. E se continuiamo su questa strada, fra 30 anni, 50 anni, ora tutti si può dibattere sulla data della sesta estinzione delle specie, ma nella quale l'uomo sarà è al medesimo tempo l'attore, il responsabile, ma sarà anche la vittima. E allora, l'impronta ecologica è una cosa molto importante e può servire di guida e di obiettivo, nel senso che di non fare, non di fare, ma di non fare, per questo è un uso critico, si deve ridurre la nostra impronta ecologica. Nei programmi dei partiti politici in Francia, solo uno, i Verdi, hanno scritto per la, come obiettivo ridurre l'impronta ecologica. Hanno usato la parola decrescita. Decrescita, ma decrescita non del prodotto interno lordo, non dell'economia, ma decrescita, hanno scritto, hanno avuto questo coraggio, il massimo di coraggio che hanno potuto avere, è solo un partito, i Verdi, decrescita dell'impronta ecologica. Allora si può far decrescere l'impronta ecologica di un paese, di una regione, di una città, di un quartiere, di una famiglia. Ma non voglio colpevolizzare troppo gli individui, perché non sono tanto gli individui che il sistema che è responsabile di questo. E per concludere questo intervento, molto spesso, particolarmente nell'ambiente degli ONG, è diffuso una carta per calcolare la sua impronta ecologica, l'impronta ecologica personale. Questo è molto interessante, l'ho scoperto alcuni anni fa quando c'era il Social Forum a Saint-Denis. E allora immediatamente l'ho fotocopiato, l'ho distribuito ai miei studenti, perché ancora in questo tempo non ero ancora in pensione, anche ai miei figli, nipoti, tutti. Bon. E ho fatto la propaganda per questo. Poi un giorno mi sono deciso anch'io di rispondere alle domande. Tutto è basato sul consumo personale e anche sul modo di consumare. Allora ci sono dei punti, si può calcolare se si mangia dei prodotti biologici, quanto si mangia la carne, se non mangia la carne, eccetera, eccetera. Poi consumo di acqua, c'è cibo, acqua, elettricità, rifiuti, carta, trasporti, vacanze, riscaldamento, eccetera.
E allora poco a poco mi sono sentito male, non perché avevo sovrappassato l'impronta ecologica sostenibile del cittadino del mondo, un ettaro 8, no, ma perché come conosco bene questo, bene, abbastanza bene tutto questo, questa materia sull'impronta ecologica, sapevo che il mio paese, che non è l'Italia, è la Francia, il mio paese aveva un'impronta ecologica sostenibile fine agli anni 60-70. Soltanto negli anni 60-70 che l'alga verde ha cominciato a colonizzare tutto il stagno. Fine agli anni 60-70 era, se tutti vivevano come i francesi, era sostenibile, il pianeta, un pianeta non di più. E oggi i francesi sono un po' più in avanza sugli italiani, consumiamo 5 ettari, 8, qualcosa. Va detto che per noi, se tutti vivevano come noi ci vorrebbero 3 pianeti, ancora forse 3 pianeti e mezzo. E allora, come sono già abbastanza vecchio e che negli anni 60, mi ricordo bene degli anni 60-70, mi sono chiesto, ma negli anni 60 mangiavo 3 volte meno? No, mangiavo ancora di più di oggi, perché oggi mangio un po' meno, soprattutto meno di carne. Consumavo 3 volte meno di acqua? No, quasi la medesima quantità. Un po' meno, perché oggi preferisco bere vino che acqua. Allora, un po' meno di acqua. Consumavo 3 volte meno di elettricità? No, quasi la medesima quantità. I trasporti un po' di più, perché sono molto spesso invitato in Italia. Allora c'è un po' di trasporto. Ma uso il più spesso possibile uso il treno, che anche se non è sempre comodo perché hanno cancellato i treni di notte, molti treni di notte oggi per andare a Torino si deve prendere il TGV, che è molto cosa molto inquinante. Bon. Ma bon. Allora un po' più di trasporti sì, di sicuro, ma sicuramente non consumo 3 volte di più. Allora che cos'è successo? Ciò che è successo non è che il mio consumo personale o il consumo personale dei francesi si è moltiplicato 3 volte. Di sicuro consumano un po' più perché buttano sempre più delle cose usa e getta. Ma il problema è che la carne che mangiavo negli anni 60 non ha più niente a vedere con la carne che mangiamo oggi. Oggi, negli anni 60, si mangiava una carne fabbricata sulle praterie della Normandia, della Borgogna, che mangiava l'erba normale nei prati. Ora la nostra carne mangia della soia. Allora la soia è fatta su... si fa bruciare la foresta amazzonica, questo che non è buono per la sopravvivenza del pianeta, si fa la soia, si la trasporta su 10.000 chilometri con un consumo di energia, poi se la mescola con delle farine animali e ci rende le nostre mucche pazze. E allora è tutto una cosa totalmente diversa, ma è vero anche per tutto. Prendo molto spesso l'esempio della piccola yogurt che si faceva a casa, anche Maurizio Palante la riprende sempre questo esempio, perché è vero che 20-30 anni fa si faceva la yogurt a casa con il latte della fattoria del vicinato e oggi un yogurt incorpora tra 3.000 a 9.000, c'è calcolato 9.000 chilometri di trasporti, una cosa pazzesca. Ma tutto è così. Le gamberetti danesi si fanno pulire nel Marocco, poi ritornano in Danesi per essere spedito in tutto il mondo.
le aragoste scozzesi, recentemente era un articolo in giornale francese, che prima si era preparato sul posto in una fabbrica, oggi i fondi pensioni americani che sono proprietari della società hanno trovato che si può guadagnare un po' di più mandando gli aragosti per fare prepararsi in Thailandia e ritornare poi in Scozia per essere venduto nei Walmart e altre catene di commercio. E tutto questo si è potuto verificare quando c'era la catastrofe sul Monte Bianco, dove si vedeva che i camion trasportavano l'acqua San Pellegrino dall'Italia alla Francia e l'acqua Vittel della Francia all'Italia. Anche la carta igienica, c'era un camion che ha bruciato, che portava la carta igienica. Una cosa indispensabile, ma che si può fare sia in Italia che in Francia. Questi camion, ci sono più di 8.000 camion al giorno che passano tra la Francia e l'Italia, tra la Francia e la Spagna. Si dice, non sono sicurissimo che la storia è vera, ma l'ho letto su un libro di un amico, Pierre Rabhi, che l'ha scritto, che un giorno un camion trasportava dei pomodori della Olandia verso la Spagna e sulla strada nazionale 7 ha incontrato un camion che trasportava dei pomodori della Spagna verso la Olandia e si sono scontrati e hanno fatto una salsa di pomodori europea. E non solo il cibo, ma tutti i vestiti che portiamo. Alcuni anni fa erano ancora fatti nelle fabbriche per la Francia, nell'île Roubaix, Tourcoing, nella zona nord, eccetera. Oggi incorporano un sacco di chilometri di energia da tutto il mondo e così. Non è talmente il nostro consumo che ha esploso, ma è il modo con quale è prodotto ciò che consumiamo. È per questo che non basta un'austerità personale, ma va bene, è meglio di una certa sobrietà, come diceva Ivan Illich, l'ebbrezza gioiosa della sobrietà condivisa. Sì, è bene. Ma questa sobrietà non basta se non cambiamo il sistema, è il sistema che è il primo responsabile di questo spreco. Penso che posso limitarmi.